Franco Floris, Sviluppo Genova tende una mano ai piccoli comuni, soprattutto per la gestione degli appalti. Ecco, che cosa offrite a chi magari ha difficoltà non solo finanziarie ma anche in termini di personale, come le piccole amministrazioni? Sì, partiamo appunto dalla nuova legge sul codice degli appalti, che è una legge molto complessa, impegnativa, peraltro non consente più l'appalto integrato, che insomma era una delle soluzioni importanti, cioè fare il progetto esecutivo alla ditta che partecipava alla gara e su quello insomma giocarci un po' una partita. Adesso con questo cambiamento così forte è estremamente delicato fare delle gare. Dunque noi abbiamo preparato uno staff attento, puntuale, proprio per affiancare i comuni, le unioni di comuni, le province, la città metropolitana, affiancare le stazioni appaltanti esistenti a fare le gare. Abbiamo fatto uno staff di 4 ingegneri, 2 ragionieri, un avvocato, un amministrativo, insomma una bella squadra per aiutare le stazioni appaltanti a lavorare nel meglio. Un aspetto importante per i piccoli comuni è che non ci saranno costi esorbitanti, chiaramente. No, perché Sviluppo Genova non deve fare utili, dunque pagheranno solo i costi vivi della nostra attività. E questo è sulla stazione appaltante, ma il nostro aiuto sarà anche sui progetti, sarà come direzione lavori, come RUP, e naturalmente ci affiancheremo alle strutture private in loco, liberi professionisti. Dunque non andiamo a togliere spazio ai privati, ma con loro collaboreremo per dare il meglio ai comuni, ripeto, per stare più vicino a loro e al territorio. C'è un limite territoriale, quali comuni possono rivolgersi a voi? No, non c'è nessun problema, nessun limite territoriale. Noi abbiamo un limite territoriale per gli investimenti, cioè noi non possiamo investire fuori dalla città di Genova e la provincia di Genova. Come lavoro andiamo dove vogliamo, come valorizzazione, e ci muoviamo a 360 gradi. E in questa fase così delicata, ripeto, che stanno attraversando i comuni, si è aggiunta questa nuova legge sul codice degli appalti, e da qui è nata l'idea di dare un servizio.